Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, apriamo, diciamo così, con questa sconfitta, purtroppo, al 32esimi della Coppa Italia per 4-1, purtroppo, che abbiamo subito in casa contro il Brescia. Io direi un Brescia bene impostato, un Brescia che fondamentalmente è una squadra rodata, non ha fatto nessun acquisto, quindi una squadra è la stessa dell'anno scorso, quindi una squadra che fondamentalmente si è già diciamo collaudata e quindi ha avuto, secondo me, campo libero più facile. Nel primo tempo un Pisa che fondamentalmente ha retto bene. Mi è piaciuto Jureskin, mi è piaciuto Masucci, un mister che nel primo tempo ha messo in campo una formazione che ha retto bene, secondo me, il gioco del Brescia. Siamo andati in vantaggio, dopodiché, su autorete di Nicolas, ma non è stata sicuramente colpa sua, le rondinelle hanno pareggiato. Qua finisce il primo tempo. Nel secondo tempo sono venute fuori, diciamo così, i deficit del Pisa. Comunque un Cisco che secondo me ha veramente fatto un bel primo tempo. Jureskin mi è piaciuto, insomma i ragazzi nel primo tempo hanno tenuto il colpo discretamente bene. Ecco, nel secondo sono calati ed è venuto fuori il Brescia. È venuto fuori un Brescia che ben preparato, ben messo in campo, una formazione, ripeto, rodata. Invece dalla parte opposta, cioè, o meglio sul fronte nostro, un Pisa che deve lavorare, come giustamente ha detto in definitiva poi in conferenza stampa Maran, quindi il nostro mister, una squadra che ha bisogno di lavorare, ha bisogno dei nuovi innesti. Sicuramente Ras, sicuramente Steves, sicuramente un Marutan che ha giocato 10 minuti, ma mi è piaciuto comunque, ha giocato due palle e si è andato a vedere, ha veramente fatto un bel gioco per quel poco che ha potuto. Niente, una squadra la nostra che sicuramente ha bisogno di lavorare non solo sul fattore fisico, o meglio, probabilmente anche i ragazzi anche stanchi dal carico di lavoro, ma ha bisogno di essere rodata tutti insieme, hanno bisogno di, insomma, di giocare insieme, hanno bisogno di trovarsi, diciamo, ripeto, anche con gli ultimi innesti, perché si è visto il deficit proprio di manca l'amalgama a questa squadra. Ecco, alla nostra squadra gli manca l'amalgama. Purtroppo siamo in ritardo, magari rispetto ad altre formazioni siamo in ritardo. Sicuramente siamo in ritardo rispetto al Brescia, quello è chiaro. L'ho detto in apertura, l'ho detto prima. Quindi, però, voglio dire, adesso abbiamo il Cittadella, dopodiché avremo il Como in casa e il Genoa in casa, poi avremo il Sudtirol, ma non andiamo in là, diciamo, troppo con il calendario. Io penso che, vabbè, poi è stato sostituito il portiere, si è fatto male, speriamo non sia niente di grave, ma mi hanno assicurato di no, quindi dovrebbe il nostro Nicolas dovrebbe essere presente alla partita contro Cittadella. Niente di grave. Beh, giocato Olivieri, ma il portiere secondo me non ha avuto nessuna colpa. Ripeto, il problema è stato proprio nel secondo tempo, dove il Pisa è andato giù calando e il Brescia quindi è venuto fuori e giustamente abbiamo preso tre reti tutte nel secondo tempo, perché fondamentalmente ci mancava la gamba, insomma, ecco. E poi, ripeto, è un discorso di amalgama della squadra, ma alla fine, cioè, non c'è da fare dei drammi, si sapeva, mister l'aveva anticipato e l'ha ribadita anche oggi, lo sa anche lui che c'è da lavorare.
c'è da lavorare, perché purtroppo gli innesti sono arrivati tardi, sono ancora in fase di arrivo, quindi, e purtroppo il campionato parte, e quindi, come ho detto oggi agli amici, ma non c'era da fare dei drammi, nel senso, la verità è questa, ma l'ha detto il mister, l'hanno detto tutti, cioè, voglio dire, non è che è sotto gli occhi di tutti, ma non è che uno dice da allora, no, qui non c'è da fare dei drammi, c'è da lavorare, fuori da ogni dubbio, da ogni discussione, c'è da lavorare per cercare di portare al più presto la squadra in condizioni di poter giocare il campionato al meglio. Io credo che poi arriveranno le due punte, la società ci sta lavorando, anche perché non credo che Torregrossa riesca a essere dei nostri prima di ottobre, la vedo dura, quindi ci vuole un centravanti sicuro, ma anche due, e poi io penso che siamo a posto, perché poi insomma i nuovi acquisti secondo me entreranno, diciamo così, nel sistema partita, nel sistema squadra, e quindi tutti insieme io credo che poi, certo, le prime partite saranno difficili, saranno dure, questo è chiaro, il mister è stato categorico insomma su questo, non avremo vita facile, ma perché? Perché purtroppo, ripeto, e la chiudo, purtroppo i giocatori sono arrivati tardi, e quindi arrivando tardi si perde tempo per dare, insomma, per stare tutti insieme, per amalgamare la squadra, per amalgamarsi insieme agli altri, no? Tutti insieme, perché comunque la squadra, sì, è vero, i giocatori singoli, sì, ma dobbiamo giocare insieme, tutti insieme, e quindi ci dobbiamo trovare tutti insieme per fare insomma una bella partita, per essere amalgamati. Questo è il discorso, manca l'amalgama, ecco, tanto è inutile girarci intorno, questa situazione. Però ripeto, non c'è da allarmarsi, non cominciamo a fare allarmismi strani, allarmismi vari, nel senso, diamo tempo al tempo, vediamo, cioè diamo tempo anche al mister di lavorare e vediamo, insomma. Io penso che vedremo una squadra alla fine, poi una squadra forte, perché i giocatori ci sono, stanno arrivando, ripeto, e quindi io credo che piano piano troveremo Pisa troverà la strada giusta, per affrontare queste partite, le partite di campionato, insomma quelle che poi e in concreto sono quelle che contano. Non che la Coppa Italia non conti, per carità di Dio, però certo uno dice, se passava il turno tanto meglio, nel senso, no, chiaro, non è che si va allo stadio per vedere la squadra che perde, no, si va allo stadio per vedere la squadra che vince, ma d'altra parte, e purtroppo la situazione è questa, è stata un po' tardiva, diciamo così, è un po' tardivi gli arrivi, quindi di conseguenza, ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, è stata un po' tardiva l'amalgama della squadra stessa. Beh, io detto questo non ho null'altro da aggiungere, perché non c'è altro da aggiungere, ripeto, un primo tempo che comunque mi è piaciuto, un Pisa alla fine e nel primo tempo insomma ha fatto vedere, insomma ha tenuto testa al Brescia, squadra, ripeto, forte, perché squadra che è fondamentalmente quella l'anno scorso, quindi già rodata, già amalgamata, e quindi niente, non ha, se non mi sbaglio, non ha effettuato nessun acquisto, quindi una squadra più rodata di quella io penso che non ce ne sia. Beh, detto questo, niente, io farò appena possibile vediamo un po' di riuscire a fare una live sul calciomercato del Pisa, insieme magari a Michele Bufalino, a Matteo, adesso vedo di riuscire a organizzare, e quindi seguite il canale e niente, seguitemi, se vi è piaciuto questo video pollice su, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.